Mi presento, sono Suor Maria Costanza, oblata del Sacro Cuore di Gesù da 53 lunghi anni. Sono una donna felice, realizzata e onorata di far parte dell'Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, fondato dalla Beata Teresa Casini. Ma chi era e chi è la Beata Teresa Casini? Vi racconto per sommi capi la sua storia. Teresa nasce a Frascati, una cittadina dei Castelli Romani, il 27 ottobre 1864. È la primogenita dell'ingegner Tommaso Casini e di Melania Rainer, una cittadina belga. Vive la sua infanzia serena insieme alla sorella Adele e al fratello Alessandro, per il quale nutre un amore particolare. Il suo amato papà, uomo di fede sincera e profonda, le insegna ad amare Dio con tutto il cuore. Ma quando Teresa ha soltanto 9 anni, egli muore. La famiglia allora si trasferisce a Grottaferrata presso i nonni materni. La mamma, donna giovane, bella, ricca e amante del divertimento, la trascina in una vita mondana senza prego. A 18 anni Teresa ha tanto vuoto nel cuore e cerca come dar senso alla sua giovane vita. Convinta che solo Dio può riempire questo vuoto, passa molte ore della sua giornata facendo amorosa compagnia a Gesù sacramentato. Un giorno, mentre in preghiera nella chiesa abbaziale di Santa Maria in Grottaferrata, il Signore le mostra il suo cuore trafitto da una spina e le rivela il proprio dolore dicendole: il sacerdote è parte delle mie viscere, pupilla dei miei occhi. Il carattere sacerdotale è al di sopra di qualunque dignità. Io ho chiamato queste anime al mio servizio, dando loro una vocazione sublime. Le ho circondate di lumi e grazie dello Spirito Santo e le ho messe in mezzo alla società affinché, trattando continuamente con essa, mi fossero come tanti canali in cui le anime passassero per venire al mio cuore. Ma, aggiunse Gesù con espressione di dolore, non tutte corrispondono alla loro vocazione e con le loro infedeltà e ingratitudini trafiggono il mio cuore, conficcando una spina in esso. Mi chiese poi di riparare e di consolarlo nel suo dolore. Da quel momento in poi Teresa non ha più pace. Il suo unico desiderio sarà consolare Gesù e cercare tutti i modi per farlo. Dopo attenta riflessione, con l'aiuto e il consiglio del suo direttore spirituale, padre Arsenio Pellegrini, abate dei monaci basiliani, decide di consacrarsi interamente al Signore. Entrando il 1 febbraio 1885 nel monastero di stretta clausura, chiamato delle Sepolte Vive, in Roma. In questo luogo, subito dopo l'ingresso, sente nel suo intimo una voce che le dice: qui entri per imparare, non per restare. Ella intanto vive la sua vita di claustrale, cercando unicamente di piacere al Signore. Un giorno, Teresa racconta, stando attorno a Gesù sacramentato e trattando con lui familiarmente, intesi che Gesù mi chiedeva 12 vittime,
che si fossero offerte con lui alla giustizia che si fossero offerte con lui alla giustizia del suo divin padre in riparazione delle offese ricevute da parte dei suoi sacerdoti. Il 12 giugno dello stesso anno, giorno della festa del Sacro Cuore, Teresa, insieme al padre Arsenio Pellegrini, a 3 monaci basiliani, a un sacerdote diocesano, a 2 religiose e a 4 laiche, fa la sua offerta di vittima. Dopo qualche mese però si ammala ed è costretto a tornare in famiglia, dove l'opposizione della mamma alla sua scelta di consacrazione si fa sempre più ostinata. Lei però non si lascia intimidire e cerca di realizzare il suo sogno. Intanto la sua famiglia si è stabilita di nuovo a Frascati e lei va a pregare nella chiesa di San Rocco. In questa chiesa, racconta Teresa, compresi che avrei potuto realizzare il desiderio espresso dal Signore riguardo ai suoi sacerdoti, con riunire attorno a Gesù sacramentato un piccolo numero di anime, aventi per scopo di offrirsi insieme a lui, vittima eucaristica, in sacrificio di espiazione per quei sacerdoti che, con le loro colpe, offrendono la giustizia del suo divin padre. Lei confida tutto al suo direttore spirituale. Padre Arsenio, uomo intelligente ma imperioso, le ordina di entrare in un istituto nascente, intitolato Le vere amanti del cuore di Gesù. Teresa obbedisce. La fondatrice dell'istituto, donna dall'equilibrio mentale instabile, dopo poco si ammala e muore. E l'istituto finisce nel nulla. Teresa allora si ritira a Grottaferrata, dove passa molte ore delle sue giornate in preghiera nell'abbazia di Santa Maria. Prende in affitto un piccolo appartamento dove comincia ad accogliere alcune ragazze desiderose di conoscere il Signore. Intanto sta cercando di costruire una piccola casa nella quale il 17 ottobre 1892 con 2 di esse inizia nella più grande povertà la vita comune e il 2 febbraio 1894 nasce l'Istituto delle Vittime del Sacro Cuore di Gesù, rinominato poi Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, di cui mi onoro di far parte. La vita del piccolo monastero di stretta clausura, di cui le monache non uscivano mai, uscivano soltanto un paio di monache che dovevano fare visti, che dovevano fare dei servizi all'esterno, le altre monache stavano sempre dentro, questo vuol dire di stretta clausura. La vita si svolge tra preghiera e lavoro. Il fervore è tanto, l'amore per Gesù sacramentato, tantissimo, ma le difficoltà economiche superano tutto. E per insufficienza di beni di prima necessità, cioè per mancanza di cibo, di indumenti, di calore durante l'inverno, le suore si ammalano di tisi e parecchie muoiono. A quel tempo la tisi è una malattia che non perdona e oltretutto è contagiosa, quindi può passare dall'una all'altra. I genitori delle giovani che vorrebbero diventare religiose, per timore che le figlie abbiano a perdere la salute, negano loro il permesso, non le fanno andare a farsi monache. Sono anni molto, molto difficili. Ma Teresa non si scoraggia. Sa che quest'opera è stata richiesta dal Signore stesso ed egli non le lascerà mancare il suo aiuto.
vive il suo tempo in un esercizio di pura fede e nella serena fiducia che il Signore avrebbe spianato la strada a questa piccola famiglia religiosa che nient'altro desiderava se non consolare il cuore trafitto di Gesù. I superiori ecclesiastici a un certo punto consigliano a Teresa di aprire la clausura, cioè di permettere alle suore di uscire e di permettere alla gente di entrare nel monastero. Teresa obbedisce, si dedica alla cura delle ragazze del popolo, nel cui cuore cerca di instillare un'alta stima per il sacerdozio ministeriale e le prepara a diventare delle brave madri di famiglia, le quali sappiano individuare il germe della vocazione sacerdotale nei loro figli e pregare perché giunga a maturazione. Nel 1925, per promuovere e coltivare le vocazioni sacerdotali, Teresa si trasferisce a Roma, dove, sempre in pieno accordo con le autorità ecclesiastiche, dà vita all'opera dei piccoli amici di Gesù, collegi nei quali regna uno spirito di famiglia che cura in modo particolare la formazione del cuore dei bambini. Quest'opera darà alla Chiesa numerosi sacerdoti e alcuni vescovi. In seguito, ella si prodiga con delicata premura in tutte quelle forme di attività che il suo cuore materno le ispira in favore dei sacerdoti. Intanto la sua salute, sempre molto delicata, peggiora sempre di più. Una paralisi e una progressiva artrite deformante la costringono sulla sedia a rotelle o a letto, ma il suo cuore è sempre più ardente di amore per Gesù e Eucaristia, tanto che, quando sarà costretta a rimanere completamente a letto, da una finestrella della sua camera che comunica con la cappella, farà compagnia al suo Signore notte e giorno. All'alba del 3 aprile 1937, Teresa, dopo una vita spesa per consolare il cuore di Gesù, va incontro al suo Signore dicendo: «Sono serena, sento Dio vicino a me». Il 31 ottobre 2015, Maria Teresa Casini è dedicata beata nel suo paese natio, Frascati, dal cardinale Angelo Amato, delegato del Papa Francesco. Thank you.